Ciao ragazze, nuovo video, altra review su una palettina. Questa review è sulla Smoked di Urban Decay. È l'unica palette Urban Decay che ho, dovrebbe arrivarmi a giorni anche altre due palette di Urban Decay, che sono felicissima perché ho trovato dei super 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 sconti sulla Urban, sulla Urban Decay ovviamente, ma sulla Naked e la Naked 2. Vi dico che la Naked 1 l'ho pagata solo 17 euro e la Naked 2 20, 25, non mi ricordo, comunque intorno a quel prezzo lì, quindi ne ho approfittato immediatamente, le ho prese tutte e due e quindi mi dovrebbero arrivare e non vedo l'ora. Comunque, questa è la Smoked, mi era arrivata l'anno scorso per Natale, ma sinceramente non avevo mai pensato di fare una review, adesso mi è venuto in mente di poterla fare. La palette è bellissima, poi anche il packaging è carinissimo, con la scritta Smoked, e sotto c'è in più piccolo Urban Decay. Si presenta con la cernierina e poi ovviamente si apre. Ha uno specchio abbastanza grande, qui c'era un pennellino, ma non so più dove è finito, non importa, io e i pennellini se non li metto nel portapennelli, li lascio nelle palette, rischio di perderli sempre perché mi cascano, vanno sotto il divano e poi non li trovo più, oppure arrivano i cani qua mentre mi cadono e già me lo fregano, quindi vabbè. Questa è la palette, questi sono i colori, ci sono diversi colori, quindi è una palette abbastanza completa perché si possono fare diversi tipi di make up. Partono da un rosa chiaro a un rosa un pochino più scuro, poi c'è un marroncino perlato, poi c'è un marrone matte, un nero matte, questo che è un, non si capisce se è un marroncino tendente al violaceo, comunque questo qua, questo viola, questo blu, questo verdone e poi questo grigio scuro, grigio topo. Ci sono solo due matte, che sono appunto questi due qua. Ah no, che cavolo dico? Ci sono quattro matte, questi due qua e questi due qua. Gli altri sono tutti un po' più perlescenti, più perlati. Comunque adesso vi faccio questi sono i colori, sono come li vedete dalla palette, quindi i due rosa che non si vedono tantissimo, questi sono gli altri tre sopra e questi sono i cinque che ci sono sotto. Sono proprio in ordine. Spero riusciate a vederli abbastanza bene. Sono tutti molto molto pigmentati, anche se i primi due non si vedono molto, però vi assicuro che sono molto pigmentati. Si vede un poco perché comunque sono colori molto chiari, però sono comunque pigmentati. Adesso vedete, ho passato solo un attimino un dito e guardate, però come vedete sono colori chiari, quindi non rimangono molto sulla pelle del braccio. Comunque vedete, sono molto colori molto molto belli, tutti abbastanza scuri a parte i primi due, quindi sono forse più adatti per trucchi, per make up da sera, però sono veramente molto belli. Ma non sono solo belli, sono bellissimi, perché io di questa palette me ne sono innamorata, perché comunque ha dei colori molto 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 belli, questo verdone, questo blu, questo viola, poi comunque è una bella palette, proprio bella. Anche i nomi, che forse non vi ho ancora detto, comunque c'è il Kinky, il Freestyle, il Mushroom, Backdoor, Blackout, sono qua sopra, il Barlast, questo qui, poi Rockstar, Evidence o Evidence, Loaded e Asphalt, questo qua, colori veramente Asphalt, sarà asfalto, quindi color asfalto, penso, non lo so. Comunque vabbè, c'è ancora la pellicola. È un po' meno sporco lo specchio. Meno sporco. Non me ne ero manco mai accorta che c'era la pellicola. Vabbè, dopo un anno ce l'ho fatta, perché mi è arrivata esattamente l'anno scorso a Natale. L'ho usata tanto questa palette, però comunque con parsimonia, perché
Io il prezzo di questa qui non me lo ricordo, no, cioè non me lo ricordo, non lo so perché me l'ha regalata. Ero andata a vedere per comprare altre smoked, però non avevo abbastanza soldi. Comunque penso che sia sui 35-40 euro anche questa, se non forse anche 45, non lo so. Quindi per non consumarla troppo sto cercando di la uso tanto, però non troppo. Perché io quando mi innamoro di una palette la uso, ma puncio il pennello, metto sull'occhio, ce n'è poco, non importa, non consumiamola troppo. E, no, questa è una cavolata mia, che però vabbè. L'unico colore che ho usato poco è il verde, questo verdone qua, perché io non mi vesto tantissimo di verde e quindi non tendo ad usare trucchi. Spesso trucchi sul verde, magari in estate un pochettino sì, un po' di più, ma in inverno no. Invece il viola, il blu, il marrone, poi ci vado a nozze io col marrone, praticamente tutto marrone. E niente, questa è la mia opinione su questa palette. Ottimo packaging, ottimi ombrettini. Diciamo che c'è un buon rapporto qualità-prezzo, perché comunque si sa, la Urban Decay è una buonissima marca. Scusatemi, ma non so tantissimo bene. Io ve la consiglio se, non so, avete già la Naked 1, 2, 3, quella 10, cioè avete tutte le Naked, e volete un'altra palettina di Urban Decay, io assolutamente vi straconsiglio la Smoked. Ce ne sono in più tonalità, io ho questa qui, però sono veramente molto molto belle, molto pigmentate, luminose, sono veramente delle bellissime palette. Ah, e questa qui, insieme, come con le Naked, veniva dato una mini size. Con questa qui c'era la mini size del Primer Potion, che infatti io ho usato per tanto tempo il Primer Potion grazie a questa palette, perché era insieme alla palette. E poi non so se tutte le Smoked hanno il Primer Potion, o c'è chi ha il primer, chi ha il gloss, chi ha qualcos'altro. Questa qui in particolare aveva il Primer Potion. Adesso volevo vedere se c'era scritto il nome esatto di questa palette, della Smoked numero, ma no, non c'è. Comunque ve li rifaccio vedere, i colori sono questi qua. Ci sono un po' tutti i colori, perché c'è il marrone, il viola, il blu, il verde, il bianco, il nero, c'è tutto. Quindi è una palette con colori completa, ecco. Niente, io spero che la review vi sia piaciuta, vi mando un super bacione e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!